Tipo dall'assurdo delle cose non uccide. Lei mi dovrebbe, ecco, mi dovrebbero dire in quel modo come intendono la risposta di Cristo, del rapporto che hanno di fede. Funziona, io credo, in modo corretto quando io, non so, dico una preghiera, faccio la comunione, vado a confessarmi e poi Dio risponde in maniera altrettanto corretta. Ma quando poi Dio risponde in maniera completamente opposta, no, mandandoti magari una disgrazia, magari gliela chiedi per una vita, non so, non colpirmi con la tal disgrazia e magari fatalmente ti arriva. Allora vorrei là io la risposta. Appunto, l'importante sarebbe rinunciare al cristianesimo. Altrimenti io non credo, ecco, io non credo che ci sia un vero contatto tra la persona cristiana che fa l'esperienza e il divino che ti risponde. Perché ma, il non divino c'è, ti... ma non ci può essere non contatto. Non fra la persona cristiana, fra la persona pagana. Cioè, il divino. Sì, ma io ti parlo da come vedo il rapporto con la divinità nell'esperienza cristiana. Il cristiano non potrà mai avere nessun rapporto con la divinità, perché sì. il suo Dio non è un Dio. Sì. È solo un elemento nocivo della vita. Però è così, insomma, non, mi chiedo a un certo punto, no, quando però uno non vuole più, e adesso lascio anche spazio, sì. Quando però uno non vuole più di fronte a queste contraddizioni, no? Perché ognuno viene dall'esperienza religiosa che ha, e qua in Italia la maggior parte si viene dall'esperienza cattolica cristiana, no? Allora, quando rifiuti questo tipo di esperienza, che vedi che non sta più in piedi, e rimani, secondo me, affrancato a un concetto come si può dire, di rapporto con te stesso, con la tua intelligenza, con la tua razionalità, no? Io non mi rapporto più alla divinità, non ne voglio sapere. In un certo senso le vostre trasmissioni mi stimolano a questo, no? Perché però dico, cosa cavo da me stesso in un certo senso, cosa cavo, qual è, voi dite il rapporto con la natura, il rapporto con l'esistente, l'esperienza dell'immanente, no? Dell'immanente. Sì. Il rapporto, ecco, con te stesso è conosci te stesso. Sì, che poi anche lì, insomma, vabbè, io vedo tanto il non senso della vita, tutto qua, ecco, quindi tutto il resto, per esempio prima sentivo anche nella trasmissione di prima, no? E che noi siamo qui perché dobbiamo fare esperienza e quindi dobbiamo... E poi mi spieghi la morte, e allora che senso ha venire qui, fare delle esperienze e poi morire? E allora magari mi spiegano che c'è un ciclo, no, che la mia vita è dentro di un certo ciclo, per cui poi magari ci sarà anche la reincarnazione, chissà come voi te la spiego. Allora ma ti vendono anche il paradiso, se è per questo, oltre alla reincarnazione, Va bene, ma allora ti vengono il paradiso di Allah? Ma queste cose io mi fermo e le lascio agli altri che hanno coraggio di andare avanti. Comunque lascio spazio, sì. Perché sento che avete anche altre telefonate. Ciao, vi ringrazio dello spazio. Niente, figurati, ciao. Prendiamo un'ultima telefonata, poi ci facciamo 5 minuti di pausa, 2 minuti di pausa e riprendiamo subito dopo. Un attimo, l'ultima. Pronto? Scusa se intervengo ancora, sì. Di questa domanda di questo signore. Loro hanno sempre la risposta giusta, perché te dice, se tutto te va bene, te risponde, vedi che Dio si ricorda di te, vedi che ti va bene perché tu sei veramente una cattolica credente. Certo. Oppure se ti va male ti dicono, ma cara, Dio ti ha provato. Sì. E vuole vedere fin quanto tu sei capace a sacrificare tutto il tuo dolore a lui. Sì. E ha sempre la risposta giusta. Sì, basta menarla un pochetto. E avanti qua politica. Ciao, grazie. Ciao. Giustamente, sai, hanno sempre delle risposte per tutto, soprattutto delle risposte fasulle per coprire il nulla. Si ricorda, bene, che chi vuole intervenire può telefonare allo 049-700, facciamo però un attimo di pausa. Un attimo di pausa, per piacere, blocchiamo le telefonate qualche minuto, poi riprendiamo. Andiamo un attimo a dissetarci. Abbiate un po' di pazienza, vi do un po' di GBC. Ed eccoci di nuovo qui in trasmissione. Vediamo la telefonata. Sì, ricordiamo il numero telefonico 049-700-700. Ciao, ciao Claudio. Dimmi. Sono Flavio. L'ho sentito, sì. Ciao. Ciao. Saluto Francesco, che è lì con te, e... Ho sentito che non festeggerete la Pasqua. Sì. Vorrei sapere se domenica mangerete, se non altro, un po' di cioccolato e un po' di colomba, perché quella è la Pasqua sostanzialmente per me. O non farete neanche questo? Noi faremo quello che abbiamo sempre fatto tutti gli altri giorni. Il venerdì santo noi con altri amici pagani andiamo a mangiare il musso, comunque venerdì sera. L'uovo? L'uovo con la cioccolata? L'abbiamo già mangiato anche troppo in ufficio, ne avevamo uno circa di 20 kg, l'abbiamo già mangiato al cioccolato. Ah, ecco, meno male. Dimmi, vieni al sodo. Vengo al sodo. Ed non essere prolisso. No, vabbè, comunque mi pare che
ci sono state parecchie telefonate, quindi la gente ha parlato e anche molto. Ecco, io vorrei fare questo discorso qui, no? Parto da... Breve, ti do pochi minuti. Parto da una secondina, dimmi, vi do pochi minuti. E senza esagerare, perché alcune attribuzioni che non sono vere non ci piacciono. Perciò io voglio essere cattivo, ti diamo 3 minuti di orologio. Sì, 3 minuti, non ce la faccio. Dai, puoi darmi 3 minuti. No, 4, vai. No, è troppo buono Claudio. Allora, voi, parto da quella, dalla vostra tesi, voi affermate che il cristianesimo, però non interrompetemi troppo, perché sennò se parlate, se voi potete parlare sempre, io invece ho solo a disposizione questo spazio. Parla. Se poi voi contrastate quello che dico nel momento in cui lo dico, è logico che io non posso esporre pienamente il mio pensiero. Poi può darsi anche che certe cose che dico magari interessino alle persone che sono all'ascolto. Non ti interrompiamo, parla. Voi affermate che il cristianesimo, a causa, diciamo, della sua intolleranza, a causa dell'esclusività della sua fede, ha spinto a usare mezzi anche illeciti per diffondere e imporre questo credo, no? Questo credo monoteistico. Ha usato anche mezzi leciti, ma ha usato soprattutto anche mezzi illeciti, giusto? Come la diffusione attraverso la violenza, eccetera. Indipendentemente questo dal fatto che il messaggio intrinseco del cristianesimo, e che questo è universalmente riconosciuto e quindi è fuori di dubbio, che il messaggio intrinseco del cristianesimo sia di pace, di amore, diciamo questo comunemente si pensa, e fratellanza verso gli uomini, e che nel suo nucleo originario, se non altro, non faccia, diciamo, mai menzione oppure un appello diretto alla violenza per diffondere la fede. Anche molti scrittori protocristiani o anche molti padri della Chiesa spesso è condiviso il principio generale per il quale fides suadenda est, cioè la fede deve innanzitutto bisogna innanzitutto persuadere alla fede e non usando preferibilmente metodi violenti, perché in definitiva che professione di fede sarebbe se fosse imposta con la forza? Mancherebbe la sincerità alla base di questa fede. Quindi tuttavia l'esclusività e l'intolleranza della religione cristiana ha portato a questo, voi sostenete, e quasi che fosse una naturale conseguenza, diciamo, di questa esasperazione dell'esclusività del culto monoteista cristiano, che non accetta compromessi con nessun altro credo, con nessun'altra religione. E questa è una tesi che voi sostenete, che è un'opinione anche condivisibile secondo me, quindi sono piuttosto d'accordo con quello che dite. Non sono d'accordo invece quando voi estremizzate il discorso e dite che il contenuto in sé, in quanto tale, del cristianesimo inciti di per sé stesso alla violenza e allo sterminio. In questo non posso essere d'accordo, in quanto il messaggio cristiano, evangelico cristiano, parla di amore verso il prossimo, carità, o addirittura afferma che anche il nemico va amato, e famosi principi etici come quello di porgere l'altra guancia lo testimoniano. Però io direi soprattutto afferma un concetto rivoluzionario per l'epoca, il cristianesimo. Per l'epoca era rivoluzionario, e cioè l'uguaglianza. Cioè, per il cristianesimo tutti gli uomini sono uguali, seppure di fronte a Dio. Diciamo che prima del cristianesimo non era mai stato affermato con tanta forza e chiarezza questo principio, perché nella cultura pagana in genere gli uomini non sono concepiti come tutti uguali. I nobili pagani spesso hanno un capostipite che è un dio, un semidio, un eroe. Ad esempio la gens Iulia aveva come capostipite Iulo, che era figlio di Enea, che come madre aveva niente meno che Afrodite, cioè una dea. Cioè, lo stesso imperatore è divinizzato, è uomo Dio. Questo non accade solo durante il... Ecco, Flavio, il tuo tempo è scaduto. 4 minuti. 4 minuti, e adesso ti rispondiamo. E adesso ti rispondiamo immediatamente. Ecco, io vorrei ricordare che lui diceva tantissimo dell'amore dei cristiani. Io vorrei ricordare il semplice esempio che c'è nella Bibbia, che c'è la frase che dice: non lascerai che strega viva. E soprattutto vorrei ricordare il fatto del vitello d'oro, che c'era proprio la libertà di religione. Pronto? Buongiorno, sono Giovanna. Ciao Giovanna. Buona giornata a tutti.
ragazzi. Grazie, ciao. Intanto vorrei contestare questo signore dai mille nomi e dalle mille voci che ha parlato adesso. Sì. Che si prende mezz'ora di telefono in ogni trasmissione e poi dice che bisogna essere uguali, avere la fratellanza e tutte queste belle fesserie, però lo dicono gli altri ma loro non lo mettono mai in pratica, no? Sono questi famosi filosofi da strapazzo che predicano, ma poi quando stringono, non, vabbè dai. Questa è una cattiveria, ma dovevo dirla. È una cosa giusta. Perché ha detto anche, hanno parlato anche troppo, come dire adesso vengo io, faccio quello che voglio. Questa è un'arroganza che io non sopporto. E basta, e questa è la mia cattiveria. La tua bontà forse. Volevo riferirmi a Marco, se permette. Sì. Marco ha la classica mentalità del cattolico, quella di chiedere alla religione, chiedere a un Dio, chiedere sempre e aspettarsi che queste cose arrivino. Questa è una cosa sbagliata. Se uno ha fede e ama qualcosa, dà, non chiede e aspetta. Vabbè, ma un ricambio. Dobbiamo permettere che esistano delle persone che hanno dubbi, che hanno i loro percorsi, i loro... Ma anch'io ne ho tantissimi di dubbi, per carità, chi è che non ha dubbi? Colui che vive senza dubbi è un povero stupido, non... Sì, vabbè, ma ogni chiaro, no? Sì, mi pare che sia semplice, non c'è bisogno di tanta filosofia per capire questo. Ma... Allora, il discorso di pretendere, di chiedere, di pretendere una risposta, di pretendere che qualcuno ti dia, è sbagliato, non è più fede, sì, non è più amore verso qualcosa, vabbè, è egoismo. Vabbè, ma noi comunque dobbiamo prendere le cose per quello che sono. Infatti, prendiamo per quello che sono, e queste sono. C'è in noi, anche in me per carità, anch'io molte volte pecco di questa cosa, c'è in noi un forte egoismo, pretendere sempre che qualcuno ti dia qualcosa, non dici io invece do qualcosa e basta, che sarebbe la cosa ma può migliore. Ma può essere negativo però, Giovanni. Ma no, perché se tu dai, ricordati che c'è una vecchia legge ebraica che dice, dai, non importa, ma dai, sai, quel cuore che ritorna tutto. A volte chi fa le leggi tende a fregare chi le leggi le io subisce. Io lo so che tu non sei d'accordo con questo, e nonostante che tu abbia un cognome che appartiene a una certa famiglia, e tu lo sai, e mi sembra molto strano che tu ti leggi così la Bibbia. Comunque io non sono d'accordo con la Bibbia, te lo dico subito. Va bene. Per me è una farsa, è una cosa... fatta, non lo so, non è più per i nostri tempi, andava bene 2000 anni fa. Non è mai andata bene la Bibbia, non è mai andata bene. Andava bene per quei popoli, forse. Era no. Una forma di legge scritta che scrivevano i capi, era quella, dovevi rispettarla, altrimenti ovvio. Si tagliavano la testa. Ovvio, sì, sì. Ovvio. Sì, l'odio, io ho letto solo odio nella Bibbia, e questo l'ho sempre detto. Non ho letto una parola d'amore, una parola di altruismo, una parola bella. Niente, solo odio, e questo siamo d'accordo. Però forse per quei tempi andava bene, oggi per me non va più bene. Beh, andava bene forse per qualcuno, ma non per tutti, non certo per i pagani. Beh, non lo so, allora... Se tu pensi, tipo, è solo fatto del vitello d'oro. Sì, che... vedi, il paganesimo, secondo me, io in questi tempi, in cui sono stata zitta, ho letto perché mi piace informarmi, e ho visto che è stata una religione, una tendenza molto fiorita, cioè positiva, nel senso della bellezza, quello che non ho sempre riscontrato in voi purtroppo, perché ho sempre sentito un po' di carica aggressiva, mentre invece in questa legge lasciamo stare la stregoneria e quelle robe là, ma il fatto di adorare altri dei, questi dei fioriti, gentili, allegri, è una cosa molto bella, positiva, il sole, la natura, questa è una cosa che fa parte dell'uomo, è una cosa naturale. Ma io devo stare attento anche a questo, perché mettere in ginocchio davanti a un Dio o mettere in ginocchio davanti a tanti dei è la stessa cosa. Ma guarda che tu ti stai ugualmente mettendo in ginocchio, perché se tu ti raffronti sempre ne con sei un'altra convinta? Religione... No, con la stregoneria non ci si può mettere in ginocchio, ti possono mettere di forza, puoi arrenderti e perdere il combattimento. No, non parlo di arrendersi, no, non hai capito. Tu dal momento che fai sempre il paragone con i cristiani, in un certo senso ti metti in ginocchio. No, tu è l'alternativa. Tu li devi dimenticare e parlare della tua convinzione. No. Allora io ti seguo con più affetto. Guarda, perché ti Giovanna, sento più sincero. Come credi, ma io non posso fare diversamente.
Va bene? C'è questo odio dentro che non riesco a capire. Sono tutte le sofferenze che hanno generato affinché quelle sofferenze non si generino mai più. Ah, lo so, guarda che altrimenti io... non sarei un guardiano dell'anticristo. Sì, anch'io ho letto molto su quello che ha fatto la Chiesa, per carità, sarebbe da andare là come un forcone. Ma io ce l'ho tutti. Dentro, capisci? Cioè, per me è fuoco che brucia dentro, non è solo lettura. Beh, insomma, io spero che non torni più. Comunque, grazie e buonasera a tutti. Buonasera, ciao. Sì, volevo dare una risposta il più possibile veloce a Flavio. E non è vero che nella Bibbia ci siano delle citazioni che siano positive. Tutta la Bibbia è uno strumento criminale di dominazione. E solo che sta nella bravura di chi decide, di chi comanda, di chi vuole, di poter indirizzare verso uno scopo solo specifico e far credere che sia una cosa diversa. Torno a ripetere, noi abbiamo l'esempio del ritorno al paganesimo. Quello... Pronto? Sì. Pronto? 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 Sì. Pronto? Sì. Ti senti? Sì, ti sento. Dimmi. Quanto lo devo dirti? Sì? Parate solo delle grandissime cazzate, vergognatevi. Beh, c'è già la seconda volta che ce lo dici. Ecco. È già la seconda volta che questa ascoltatrice ci dice ciò. Beh, essere affezionata a noi con queste frasi. Ecco, io volevo citare l'esempio chiarissimo del ritorno degli antichi ebrei al culto del vitello d'oro. Quando Mosè scende, lui li va a uccidere. Buongiorno. Sono Mario, telefono da Padova. Sì? Volevo un attimo... non mi va bene che Davi dà 3 minuti alla persona che ha telefonato prima, indipendentemente da quello che diceva, e agli altri li lasciate parlare quanto volete. E questo ci sono delle ragioni precise, artisti, diciamo. Guarda che dovete far parlare tutti e dargli un limite di tempo che non vada oltre un certo, ma non come come avete fatto voi altri, diciamo. Ci assumiamo la nostra responsabilità. Ci assumiamo la nostra responsabilità. Dando 3 minuti a uno solo perché sei no, Mario, no, ci ha insultato di brutto, sto signore. Quelli che vi fa comodo, vi fa parlare che voi altri. No, no. Ecco, siccome Flavio ha sempre insultato sia... Penso che anche tanti la pensa come me. Va bene? Ciao. Ciao. Caro Mario, purtroppo Flavio ha superato quelli che sono i limiti minimi e noi ci riserviamo in questa trasmissione di bloccarlo. Dopo lui va in altre trasmissioni e dice quello che vuole, però quando io avrò 4 minuti di parlare in piena conferenza episcopale, allora potrò dargli anche qualche minuto di più. Però siccome a noi ci si vieta di parlare coi ferri roventi, perché è l'unico modo che si hanno, ci si impedisce di parlare, ci si tortura e ci si isola dove è possibile, ci si manda in esilio quando è possibile e ci si massacra di botte solo per non esprimere la nostra opinione, questo a noi non sta bene. Quando in conferenza episcopale, quando in Rai avremo lo spazio che noi diamo a Flavio, allora il discorso sarà diverso. Si ricorda il numero telefonico 049 700 700. Dimmi. Ciao, sono Lucio. Dimmi Lucio. Si sente? Sì. Pronto? Allora, sì. Bon. Bene, io vi ascolto sempre, anche se è la prima volta che chiamo, no? Sì. Mi volevo dire a me la mia idea sulle religioni. Ecco, premetto che io non credo a nessuna religione, quindi proprio solde fuori del tutto, no? Ecco, voi altri che vi parla oggi per un'ora e mezza, no? Circa fino adesso, sì. Fino a, diciamo, alla pausa. Alla pausa Gavi ha avuto il bisogno, sentì il bisogno di andare a bere, giusto? Sì. Ecco, quindi noi altri non dovemmo seguire tante religioni, cioè quando che mia, cioè Gavi parla un'ora e mezza e stesso modo anche la Chiesa Cattolica, diciamo, è bla bla bla, però a fin fine se ha bisogno dell'acqua, se si ha sete, se ha bisogno del pane, se si ha fame, secondo me, ecco, bisogna rispettare di più la natura. Cosa che ne dicevo voi altri? Sì, ma difatti è fondamentale il rispetto della natura, perché è proprio la natura quella che ci fa vivere. Esatto, quindi che dopo è religione che ha portato solo a guerre, a stupidaggini e basta, quindi mi forse parlo più che altro a chi che si deve ascoltare, ecco, cerchiamo di guardare quello che veramente che c'è bisogno nel mondo, non tanto le religioni, perché dopo insomma, secondo me è tutte stupidaggini. Sì, ma infatti... Mi dispiaceria che ci arrabbiamo. No, 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 ma infatti guarda... queste cose, figurati se ci arrabbiamo. No, ma difatti noi, il paganesimo non è mai esistito come religione. E non esisteva neanche il termine pagano, cioè nel senso il problema religioso non si è mai posto per i pagani. Il problema religioso l'hanno posto i monoteisti creando una religione. Di conseguenza anche il termine pagano viene da un termine monoteista in cui dicono fa... Come vi chiamate? Gli antichi non si presentavano mai con un nome, io sono... di questa divinità o dell'altra divinità, non ne avevano bisogno. Difatti, liberandosi dalla religione si torna a essere liberi.
Perché però, anche la religione è uno schema che ti imprigiona. Sì, esatto, però sai, quando ti senti anche il testimone di Geova che parla mai di questa religione qua o dell'altra, ti dico, ma insomma, cioè, tutti là vuoi arrivare... Sì, ma loro ti offrono un'altra religione in cambio. Noi, esatto. Noi vogliamo che la gente trovi la sua libertà. Ecco, forse questo. Comunque, ricordiamoci che quando abbiamo sete, abbiamo bisogno solo dell'acqua. Ma difatti, ad esempio, che perché l'anf... Anche il vino, diceva Baco. Sì, Dioniso. Va bene. Dai, comunque, ci siamo capiti. Ciao. Certo, ciao. Io volevo dire un'altra cosetta, invece, velocemente a Flavio. Non esiste nessun messaggio di amore nella Chiesa Cattolica se non come propaganda rispetto ai più poveri e ai più umili. Non esiste nessun messaggio se non come propaganda, se non come furbizia per schiavizzare. Per cui il messaggio in sé non esiste, è un falso, è una menzogna che viene continuamente coltivata. È uno strumento di propaganda, cioè uno strumento come gli altri, una buona vendita pubblicitaria. Pronto? Per ingannare la gente. Ciao, ciao. Dimmi. Solia. Ascolta, mi sono d'accordissimo con l'ultimo signore. Sì. Cioè, sto più d'accordo, deve dare l'acqua, i fiori, tutti i tipi di animali, cioè, penso proprio che non serve a niente, insomma. Comunque, mi ringrazio per la trasmissione che fai, perché mi interesso, anche se ben che, cioè, non mi fa proprio né caso né spesso nessun tipo di religione, però mi interessa tutte ascoltarle, non so perché, ma mi attrae, insomma. Sì. E sono d'accordo con tutti, rispetto tutti, e non necessariamente è obbligatorio parlare male, perché ti ho visto il messaggio di cristianità del signore di prima. Sì, sì, beh, l'ho visto benissimo. Ecco, perciò dico, non se poi lo stesso non creda a me. Ma non c'è un messaggio di cristianità, no? No, ti volevo dire che mi sono stata battezzata, cresimata, come che si faceva una volta, ecco, perciò, ma sono arrivata al punto, cioè, che adesso non me ne frega proprio niente. Certo. Insomma, va avanti a esempi, come si dice, in principal modo stimo a Giovanna, perché Giovanna mi dà un senso di, come si dice, si sente una persona sensibile che non ha bisogno neanche io di nessun tipo di... E anzi, volevo dire un'altra cosa a Giovanna. A Giovanna mi dice che aveva conosciuto Marco, era una decina di anni fa. Spero che Marco sia all'ascolto. Che io... non fermo polemiche però, guarda che è una roba, io voglio sentirmi. No, vai avanti. No, volevo dire che Marco appunto viene fatto di strada, perché ascoltavo la trasmissione del Mai, e Marco spero che sia l'ascolto che lo sente, che faceva addirittura baruffe per difendere, pensavo che fosse suonato su strada, e invece mi fa piacere perché l'ho proseguito, cioè anche adesso che ho gli occhi più verti di tante altre persone, mi piace anche come che parla, però... è giusto che prima di staccarsi io voglio approfondire, cioè non c'era una critica mia, anzi tutt'altro, sì. Secondo me detto prima che gli altri avevano paura che venivano fatte polemiche, no, inutili, assolutamente, no, guarda, ti ho detto prima che mi rispetti lei di tutti, guarda, stamattina mi sono sorbito ad ore di Geova. Ah, beh, allora, cara, tenga pazienza. No, mi va avanti. Allora ti puoi ascoltare anche noi altri, senza guarda, problemi. Ti ripeto una roba, mise, se non ho tempo, dico scusami, non ho tempo. Se no, io obbligo ori a dire scusa, andiamo via, perché vediamo che... cioè, mi contrappongo le robe che io mi domando, e mi a tua volta che ne chiedo altre. Non, insomma, io costretti una via ori, ecco. Va bene, Lia. Va bene, ciao a tutti. Ciao, grazie. No, infatti io volevo ricordare ad esempio la Lia, che giustamente ha fatto un intervento sulla natura, che alcuni ascoltatori si sono scandalizzati, che io avevo paragonato che sia migliore un pesco in fiore alla Bibbia. Pronto? Sì? Sì, ciao. Sono Francesca, sono ancora ciao. Io, Francesco ciao. E Claudio, ciao. Scusatemi. No, nessun problema. Mi intervengo continuamente. Ecco, io mi riallaccio al discorso del, credo che si chiami Carlo. Sì. Signor Carlo. Sì. Ma io volevo dire a questo signore, a parte i milioni che sono stati bruciati, i roghi, come dicevate voi, qui, ma non vanno neanche dimenticate le civiltà inca, le civiltà azteche, milioni di persone. 69 milioni di morti. È una cultura scomparsa per sempre, non bisogna dimenticare questo. E poi si rassicuri, signor Carlo, ma cosa c'entra, scusate, la Lega, la Padania? Sì, beh, cioè, la Lega poi non è certo il partito degli alberi, vedi. È vero anzi che è il partito della caccia, questo lo sappiamo tutti, è il partito ma e qui non si male, vuole fare, scusi non capisco. Quello che fa male, mi senti? Mi senti? No, adesso sì. Quello che fa male è il fatto che ti dicono che tu fai adorare idoli, no? Sì. Cioè, questo che è assurdo, cioè noi parliamo da 18 sì. settimane e esprimiamo una filosofia e un modo di essere, capito? Sì, ma questo arriva all'ultimo momento, non ho capito le cose. Cioè, questo è una cosa che fa veramente male questo. Sì, è vero, perché va bene,
Allora io volevo puntualizzare questo, che si tranquillizzi, se era questa la sua paura. La Lega non è certo un partito che difende gli alberi, sì, tutt'altro, tutt'altro. Bene, grazie. Grazie, ciao Francesca. Comunque, ricordo questa qua, che forse è meglio difendere gli idoli che ad esempio saltare la Santa Inquisizione. È certamente migliore ed è meno nocivo della Santa Inquisizione. E uno che può essere un idolatra non è certo una persona che è negativa, anzi una persona che ha un rapporto particolare con le cose. Buongiorno. Anna Luisa, volevo dire due parole, però non su questa trasmissione, ma un'altra trasmissione. Non mi ricordo se era giovedì scorso o quell'altro, che è venuta fuori una signora che ha detto vergognatevi. Sì, beh, è venuta fuori anche oggi, sì. Quindi io a questo punto qua dovrei dire una cosa. È proprio la religione cattolica che ci hanno inculcato certe cose che non era vere, che ci hanno corrotto, perché lei dice vergognatevi, fate corrompere i deboli. Sì. È proprio questo, perché se io raccontassi quello che ci facevano credere in un paesetto qua del Veneto e quando andavo a dottrina, sì, ancora prima della guerra, sì. Va bene? Sì. Le cose d'altro mondo, tal che vero che un giorno ho avuto a parlare con un frate cappuccino che era molto studiato ed era scriveva anche a libri eccetera, e gli ho raccontato certe cose e sai cosa mi ha detto? Questi sono ignoranti dei preti di campagna. Vabbè, non l'ho più dimenticato. Quindi non è vero che voi corrompete, voi leggete una storia eccetera, a me non mi corrompe nessuno perché io ho le mie idee. Quindi se lei dice che voi corrompete i deboli, è proprio la Chiesa che corrompe i deboli. Guarda adesso le Madonne che piange qua e là, sì, i miracoli, è tutta una continuazione di inganni. Esatto. Allora per cosa vuole venire fuori e dire vergognatevi? Ma non solo i cattolici, ma pensa alla cosa, anche di Simone di Geova, io quando le dico ma andate al diavolo, me l'ha detto proprio a voi. Tu ci hai mai sentito dire mettetevi in ginocchio davanti a questo Dio? O credete in questo Dio? Ci hai mai sentito dire questo? No. Ecco. Comunque, io, a me non mi corrompe, come ho detto, perché io ascolto tutti, certo, però io ho le mie idee. Ma venire fuori lì, vergognatevi, corrompete i deboli. È proprio la Chiesa che corrompe i deboli, specialmente i bambini. È qualcosa di nauseabondo, eh? Certo, ciao. Ciao, grazie. Sì, ma infatti lo strumento del dominio e poi soprattutto quello diciamo di avere tutto il controllo di tutti i sistemi culturali è determinante per la Chiesa per poi mantenere il suo potere. La Lega, la Padania, la Lega poi non è certo il partito degli alberi, è vero. Caduta la linea. No, ci hanno mandato una registrazione. Una registrazione, si rifà, tipo da... Ebbè, qualcuno si diverte a registrare. Dimmi, radiogramma, dimmi. Sì, c'è una legge che dice date a mangiare ai poveri, vestire i nudi, alloggiare qui che scampa dalla sbonia. Sì. Sbonia. E questi ci insegnano sempre belle cose, le dicono, e sono vere queste che le dicono per il Vangelo. Però no, non sono vere. No, quello che dicono ora sì, sono sì. Andata a mangiare. Ok, dai, vai. Almeno mi ha insegnato. Sì, no, ci sono, sì. Allora, in Vaticano devi essere i primi a ciapparsi tutti gli albanesi. No, perché vedi, in Polonia, per esempio, quando hanno distrutto i servizi sociali, no? E hanno distrutto gli ospedali, si sono appropriati degli ospedali e hanno costruito chiese, cioè quei soldi hanno costruito chiese e hanno costruito la miseria. Tanto che adesso 46 chiese sono state approvate a Roma per farlo. Sì, ma infatti. Non c'è problemi perché i soldi li trova per quello, no? Non c'è problema. Pensa che solo per il giubileo spenderanno 18.000 miliardi. Per i giovani ti fa fare i fiori, dopo non usi di casa, però infatti. Li metteremo in chiesa i tosi che si sposano. Però dare da mangiare questi della Chiesa Cattolica che mi ha sempre insegnato. Sì, e l'ho insegnato. Noi dovrebbero essere i primi a ricevere dentro nel suo Vaticano tutta la gente. E poi quando non ci stanno più, allora metterli alle parte. Però loro, le sue stanze, le sue 300 stanze sono tutte chiuse. Quello che tu dici. Quello che tu dici. Lì ci sono le guardie svizzere, noi. Certo. Quello che tu dici è che il primo che dovrebbe seguirlo è il più forte di loro e dopo il più debole. E invece Gesù di Nazareth insegna a rubare l'uovo alla vedova.
ti dicono che ti mandini in casa di altri, ma sua mia no, però sono andati per fare questo lavoro. Loro devono essere i primi per insegnare quello che mi dicono. Allora quello che mi insegno è vero. Tu lo sai, che Wojtyla, rifiuta di dare i soldi all'UNICEF. Cioè il Vaticano, come tutte le nazioni dell'ONU, devono dare dei soldi per l'UNICEF, no? Loro si rifiutano di darle perché l'UNICEF si rifiuta di costringere le persone a fare figli, perché altrimenti il Vaticano non ha schiavi da vendere. Signore, questi qua, se quei soldi si ha il potere si fa quello di... Se tu non hai soldi e sei un peggioso, non sei niente. Se loro non hanno denaro... spariscono dalla faccia della terra. Infatti, loro non sono quel denaro. Se io devo comprare un appartamento e 100 milioni, ma loro mi ne dà 120, l'appartamento lo compra quello del 120, io resto senza. Sì, certo. E se, quando ho i soldi, signore, la democrazia, queste cose cominciano a andare male quando la democrazia ha perso. Noi andremo sempre male finché non ci inginocchiamo per terra e dovremo andare con loro. Con loro, perché loro hanno tutta la forza. Ma io domando, una persona che è la più potente di questa terra, come mai non entra nelle guerre? A cosa sta a fare una persona lì seduta? Per preparare le guerre e mantenere il suo potere. Una poltrona d'oro, alza gli occhi e oro, e c'è gente che patisce la fame perché li vede con i suoi occhi. E non fanno niente. Ma la ricchezza, dovrebbero essere i più poveri per dare insegnamento a noi. Eh sì. E invece sono tutto l'opposto, perché con i soldi, col ricco, fa tutto e ci inginocchiamo per terra finché torneremo alla democrazia. Perché ha visto che da quando ha perso la democrazia stiamo andando un pacino indietro, sempre più indietro, finché dobbiamo inginocchiarci. Eh sì. Vado a pensare al discorso del giubileo, che costruiranno da qua al 2050 chiese, tanto perché già Roma era ben messa, hanno bisogno di demolirla ancora di più. Già avevano distrutto i templi, già avevano distrutto la città e adesso devono ancora continuare la distruzione. L'insegnamento di Gesù di Nazareth è rubare l'obolo alla vedova, cioè costringere la vedova a dare la carità in modo di renderla ancora più debole, ma non mai portare via i soldi al ricco. Pronto? Hanno introdotto che invece bisogna, come dire, evitare la guerra. Un attimo, da quando in qua col cristianesimo c'è stata guerra? Se qua qualcuno... Qui abbiamo qualcuno che si diverte a farci scherzi telefonici, fa registrazioni e ce le manda in onda. Vabbè. Una specie di blob telefonico, bisogna dire. Beh, anche questo, sai. Sì, chi vuole telefonare può telefonare allo 049-700-700. Sì, certo. Ciao. Intanto voglio salutare la Lia, ringraziarla dei saluti e vi ricambio di cuore. Faccio tanti auguri per tutte le sue cose che vanno bene. Poi, quel signore che ti ha telefonato con quella voce strana è ancora quello solito. Ti ho detto che ha mille voci ed è lui che ti manda le registrazioni. Ma non ha importanza, dai. Ma non ha importanza, noi accettiamo tutto a queste cose. Lo sento, mi prudono le dita, capito? Ma sì, dai. Ciao. Ma noi accettiamo anche questo, dai, Francesco. Sì, non c'è nessun problema. Sono giochi. Non ci fermano certo per questo. Sono Anna Maria di Venezia. Ciao Anna Maria. Ciao, da era che vi ascoltavo da quando che avevo missia. Sì. Io nel mio modo di vivere, tanto ci vuole rispetto tra voi che conducete il programma. E non deve venire in diretta a dire che popò di paroassi, perché non è bello, perché si riaccomoda magari il programma e può girare, no? Sì, giusto? Esatto. Pensa a avere offese. E si sa dire perché ognuno pensa il suo opinione, no? E se anche a questo è un studio che per noi altri, perché certe robe noi sappiamo. E se è giusto anche da sentire le opinioni degli altri. Sì, sì, ma difatti... Sì o no? Sono tante, certo. Sono tante radio... E anche se viene per salutarvi. E di quando che ho da dire una roba che non va, sai cosa faccio? Sì. Dico, qui parte tutto. E non offendo nessuno. Dai. Perché non sono abituata a parlare male, ecco, tutto è agile il discorso. Okay. Hai capito? Sì. Ciao ragazzi. Ciao Anna Maria, datemi grazie. Bene. D'accordo, grazie. Ciao. Il problema è questo, che chiunque può parlare per questa radio, noi mandiamo in onda chiunque. Però chiaramente a un certo punto tagliamo, cioè non è che Flavio lo abbiamo tagliato oggi perché ci dava fastidio. Sono tante volte che interveniva. Lo abbiamo ascoltato per 5 o 6 trasmissioni
E poi tenete presente che questa è sempre l'unica trasmissione pagana che esiste in tutta Italia. E la feroce avversione che c'è contro questa trasmissione è notevole, perché fa pensare, perché fa vedere le cose da un'ottica diversa. Flavio, non è che gli abbiamo impedito di parlare, Flavio ha parlato per molti giorni e molti radioascoltatori si sono lamentati di questo. Comunque noi gli daremo uno spazio, chiaramente lo spazio sarà ridotto, però se mi dessero 4 minuti ai convegni CEI per parlare, io sarei molto più contento di dargli. Ci basta che per San Pietro per 4 minuti, è di fianco al Papa, non abbiamo problemi. Pronto? Volevo dirti, caro collega, che è responsabile della situazione è l'amico Bertinotti. Va bene, ciao. Quello che io voglio, non mi interessa parlare di politica, ho sempre detto cerchiamo di evitare questo, anche quando ci sono dei riferimenti che possono essere politici ci scusiamo sempre, andiamo sempre oltre la politica. Vero Francesco? Sì, difatti. Pronto? Signore, che ti ha telefonato con quella voce strana, è ancora quello? Va bene, d'accordo. Ho detto che ha mille voci. Va bene, ma facciamo finta, dai. Questa era la registrazione mandata da qualcuno. Esatto. E vabbè, non era certo da Giovanni. Andiamo avanti. Proseguiamo, si diverte un po' troppo. Pronto? Probabilmente hanno ascoltato il suo... Ciao. Mi dice un tocco qua che vi ascolto, però ho sentito che una signora ha detto che è zero di finirla, che vi vergogna. Comunque, mi sono restato perplesso sti giorni qua, da un discorso che ha fatto Oropilla, e che ha fatto un discorso che, ma c'è tanti anni che la Chiesa non parlava così, oppure un Papa, che si schiera da parte di chi lavora e contro il capitalismo. Ma Gesù non gioco di Bussolotti. Sì, che popò di Baseta, che le devo dire questa perché è una Baseta, pensare che il Garo versa i muri di Berlino, mi non so neanche cosa che ne abbia combinato, questo qua, perché è un personaggio che sa fare il suo mestiere, ecco, questo appunto si schiera contro il capitalismo perché gli operai, la gente che lavora si schiaccia. Dopo tanti e tanti anni che è accesa, non si schiererà contro mai, la Chiesa non si mai schiererà contro le bombe atomiche in Hiroshima, in Nagasaki, quando chi ha distrutto 300, 400, 5.000 persone su un colpo solo. La Chiesa che ha sempre accomodato, e tutte le guerre che ha accomodato la Chiesa, perché esiste anche stipendiare dalla Chiesa le guerre. E ora, di nutri chi scrive la Bibbia? La Bibbia è un manufatto che è stato fatto, rifatto e via via. Non c'è niente quando chi discorre di pace, di vogliamo. Volemo se bene tante robe, e proprio trovo una roba fasulla, veramente una roba che mi fa ribrividire, perché questi personaggi qua te volta le carte sotto e sola e te fa vedere il bel tempo e il cattivo tempo, e se il Vaticano, che è l'azienda più ricca di tutto il mondo, altro che contro il capitalismo questo qua che si è presentato, ma le cose pazzesche, io non so se veramente i cervelli possa capire cosa che ha fatto e finalmente ha tenuto in piena una democrazia cristiana che ha massa gli operai se piace. Cosa vi ho parlare adesso? Cosa vi voglio parlare? Ecco, non ho altro da dire, va però bene, mi dico soltanto che la gente... non è politica, però la religione fa questo e dopo ti parla di bontà, no? E domani se Pasqua è tutta bontà, e i poveri che mangiano una volta due l'anno... Basta pensare alle responsabilità della Chiesa Cattolica, del massacro in Ruanda, ad esempio. Ma ecco, l'egoismo che ha la Chiesa è una cosa pazzesca. Adesso chi che dà l'8 per mille, dico, sì. Dai... L'8 per mille, ma che l'8 per mille hanno, potrei andare via gente che è senza casa, che è senza veramente tutto, che abbiamo tanta povertà in Italia che fa fin paura, forse che ne serve il Vaticano all'8 per mille, qualora... Il giubileo, ecco sto giubileo che il sindaco di Roma deve preparare tutto, ma per carità, che sarà anche lavoro perché il prepara qua, però il prepara un deposito ancora di ricchezza per la Chiesa. Pensa, 18 mila miliardi per il giubileo. Saluto. Ciao. Noi adesso prenderemo l'ultima telefonata, dopodiché ci prepariamo per la partenza, anche perché prima o dopo bisogna sgomberare questi microfoni. Vediamo un attimo l'ultima telefonata. Pronto? Sì. Era un altro scherzo, vediamo un attimo. Pronto?
Sì, qualcuno si sta divertendo. Stiamo ricevendo scherzi, per cui è chiaramente ora di lasciare i microfoni. Beh, vediamo se la telefonata allora, è buona. Vuoi un'altra telefonata? Sì, proviamo a vedere un'altra telefonata. Pronto? Sì? Pronto, vi ascolto sempre molto volentieri. Grazie. Date sempre delle buone informazioni. È una trasmissione estremamente bellissima, affascinante. Senti, quanto ti hanno pagato per dirlo? No, è cose che non trovo nei libri queste. Sì. Veramente, poi siete molto bravi. Grazie. Anche perché io condivido molto quello che dite. Forse io mi sento molto in comunione con voi parlando... Quindi forse per quello... Senti, sei sicura che non sei stata pagata per dirci questo? No, era tanto che io cercavo persone che parlassero di certe cose. E per me è stata come una cosa, cioè è una novità. E anche penso che questa trasmissione abbia successo comunque. Grazie. Io vi ascolto sempre, anche le cassette le ho registrate. Brava. Soltanto che io poi non faccio come certe persone che poi registrano per fare... per fare non chissà cosa. No, ma va bene, ho steso, anche se fanno chissà cosa, per noi va bene, figurati se ci preoccupiamo. No, ma forse io quello che voglio esprimere, qualcuno ha parlato che voi avete una certa aggressività nei confronti del cattolicesimo, no? Sì. E io purtroppo sono vittima anch'io di queste cose e sono praticamente, la penso come voi, io lotto contro queste persone. E io penso anche che appena mi vedano individuino il diverso. Sì, beh, infatti lo sento nel naso. Cioè proprio tra di noi c'è proprio una, come si può dire, una diversità di pelle, di odore. Diversità di pelle, ma voglio dire, siamo diametralmente opposti. Esatto, c'è una repulsione quasi biologica. Una repulsione, ecco. Sì. Proprio, io sono una persona calma, tranquilla, e queste sono persone violente che cercano a tutti i costi di sottomettermi. E sono anche persone che magari nell'ambito familiare... ma è vero. Parenti. Sì, ma infatti... Poi scuola, insegnanti... avvocati, tribunali, eccetera, eccetera. Questo è il sistema. Sì. Comunque, volevo dirvi una cosa che sta scendendo dalla politica, però ve la voglio dire, cioè, forse sembra una cosa politica, però non è politica. Dimmi. Prima hanno messo in onda una registrazione che dicevano qui tra i leghisti tagliano tutti gli alberi. Sì. Purtroppo è la verità. Io sono un amante degli alberi e le giunte leghiste stanno abbattendo tutti gli alberi della città di Treviso, di Conegliano e di Montebelluna, purtroppo. Chissà che qualcuno faccia qualcosa. Sai, quando moriranno gli alberi, gli abitanti respireranno quello che gli resta. Cioè, è giusto che combattino loro, insomma, per difendersi il loro verde e i loro spazi. Sì. Comunque, grazie per l'ascolto. Arrivederci. E telefonaci. Ciao. Basta telefonate, non prendiamo più telefonate. Diamo l'indirizzo Claudio, che così... Sì, allora, se qualcuno vuole scrivere all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, viene inviata normalmente il bollettino, il pre-bollettino, dove ci sono alcune cose nostre, alcune delle nostre idee, anche non proprio espressamente nostre. Non prendiamo più telefonate. L'indirizzo è questo: Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Se qualcuno vuole approfondire e vuole scrivere a me, è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia. C'è anche sull'elenco telefonico, c'è una segreteria. Quello che voglio dire, io sarò qui a questi microfoni per discutere di sentimenti con Cristiano domenica a mezzogiorno. E saremo in radio eccezionalmente anche il giorno di Pasqua dalle 17 alle 20. Dalle 17 alle 20 penso che farò il giorno di Pasqua un discorso sulla morte, cioè parlerò della morte dal punto di vista pagano, metterò insieme un po' di materiali e naturalmente accetterò tutte le telefonate che arrivano, sperando che Flavio sia breve. E io capisco comunque tutti quelli che parlano del cristianesimo come amore. La propaganda cattolica è stata ferocissima. Mentre parlavano del cristianesimo come amore, infilavano ferri roventi ai più deboli. Noi non ci rivolgiamo al più debole, non diciamo al barbone di percepire il circostante. Noi diciamo che la percezione del circostante è parte dell'essere umano. Cioè non ci mettiamo sopra, sotto, davanti o dietro.
Questa è una delle nostre differenze. Poi se noi volessimo far soldi col nostro bagaglio religioso, faremmo tutti i soldi che vogliamo, non vi preoccupate, siamo più furbi dei furbi se volessimo. È che abbiamo passione del mondo e la nostra passione del mondo non ha prezzo, appartiene a noi stessi. Vai, sì, Francesco. Beh, io faccio solo degli annunci, voglio ricordare che il 5-6 di maggio ci sarà una festa pagana organizzata dall'organizzazione Sacre Radici, che è l'ex federazione pagana. Questa festa pagana si terrà appunto 5-6 di maggio nella zona di Lecco, in provincia in Lombardia. Per chi vuole partecipare o vuole vederla o vuole avere dei contributi e delle informazioni, può scrivere a Sacre Radici, presso ZOE, casella postale aperta, 22040 Moggio Valsassina, Lecco. La festa non è niente di impegnativo, sarebbe l'antica festa di Calen di Maggio o di Beltane, come si vuole chiamare, o di Floraria per gli antichi romani. È una festa informale in cui appunto si può discutere di paganesimo, politeismo, stregoneria, in cui ci si può conoscere e chi ha paura del paganesimo può un attimino anche esporre le sue paure e può anche capire e chiarire tantissime questioni in argomento. Voglio ricordare che chi si interessa ad esempio a studi pagani, cultura tradizionale, paganesimo, può richiedere anche la rivista Primordia, che deve scrivere a CISB, casella postale 10.944, 20.124 Milano. Ecco, ricordo l'indirizzo dell'istituto, che è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, 36063 Marostica, Vicenza. Questo che ha detto Francesco, non ho niente da aggiungere, e tengo presente e voglio far presente a tutti i cristiani che sono in ascolto che io aspetto sempre di avere 4 minuti a disposizione durante un conclave oppure durante le trasmissioni televisive papali o domenica o roba di questo genere. Visto che la par condicio è una cosa che non ho inventata io, è stata usata in politica, e ricordandovi che questa è l'unica trasmissione che c'è, e ricordatevi la ferocia con cui siamo stati attaccati, questa è la quarta volta che siamo minacciati. A noi ci sta bene, per carità, non è che abbiamo paura di queste cose, però io aspetto sempre che i cristiani facciano lasciano i microfoni aperti come...